Buongiorno Fiorellini, come va? Non vi chiedo più se state bene, perché ormai state bene, non so. Spero di sì, spero di sì. Allora, gli auguri li abbiamo fatti, le feste di Natale sono passate. Che sta succedendo da noi? Come sempre, siamo agnostici. Cioè non lo riusciamo a capire bene. L'unica cosa certa è che se stiamo a casa va meglio per tutti. Però voglio dire, siamo stati a casa 2 anni, voglio dire, non è un po' troppo, non lo so. Poi vedo tanta gente che va in giro, i teatri con gli attori, i balletti, le orchestre sinfoniche. Ho gli occhi che... Ovvero un po' di congiuntivite. Vabbè, insomma, si parla sempre del mio settore, quelli che fanno musica dal vivo nei locali, nelle cene aziendali, nelle feste natalizie, l'ultimo dell'anno. Quindi ho visto che in Germania hanno attuato una norma che ha abbassato notevolmente i contagi. Questo secondo me dovrebbe essere anche raccomandabile qui da noi, secondo me. Non è giusto che per colpa di pochi e delle loro convinzioni balzane noi non si lavori. Giratela che te la rigiro, è sempre la solita storia. Abbiamo mandato oggi un comunicato riferito al film di Enrico Vanzina, di cui ho fatto la colonna sonora, quindi chi mi segue un po' ne avrà avuto notizia. Ora, il discorso, oddio, mi scende una lacrima. Scende una lacrima sul tuo bel viso, lentamente, lentamente. Va bene, mi preparo dopo domani ad andare a Verona a salutare mia mamma. Nel senso spirituale della parola, perché purtroppo non l'abbiamo sepolta. Vabbè, insomma. E a questa distanza chiaramente mi costa un po' questa lontananza da Verona. E oggi quindi non voglio essere troppo triste, perché insomma un barlume di speranza c'è sempre, no? Per cui cerchiamo di riprenderci i nostri tempi, di tornare presto al lavoro, che tutto vada come vada. Molti sono preoccupati se Draghi diventerà presidente o no, ma voglio dire, ripeto un concetto già più volte espresso, che Draghi vada a portare i fiori al Milite Ignoto o i regalini nelle classi elementari o dare i titoli di cavaliere del lavoro non è così importante come quanto sarebbe se lui fosse invece presidente del Consiglio. Ci vorrebbe un presidente alla Macron, alla francese, per dire, una repubblica presidenziale. Non penso di dire una grande bestialità, penso di dire una cosa abbastanza ovvia, ma il mondo va in un modo, qui in Italia le cose vanno un po' diversamente. Va bene, dai, oggi non voglio essere grigio. C'è una canzone, guardate, il mondo è grigio, il mondo è blu. Bene, allora, il libricino, guardiamo un po' di libricino oggi. Il test dell'alce, è una prova di sterzata improvvisa con l'auto nata in Svezia, con l'intenzione di, appunto, eliminare le variazioni di assetto causate dall'incontro di alci sulla carreggiata. Quindi si chiama sterzata dell'alce. Vedi un alce in Svezia? Si chiama sterzata dell'alce.
da noi non ci sono le alci, per cui da noi cosa faranno? Faranno la sterzata del gatto nero. Buona giornata a tutti, tanti auguri ancora. Vi mando la locandina del mio ultimo dell'anno di quest'anno. Ciao a tutti.